tema o un ospite, di cui sono veramente molto, molto fiero, molto orgoglioso, insomma, di poter vantare tale ospite, perché la sua creatura, il servizio che oggi rappresenta e che è Post Speaker, di cui tra poco parleremo, conosco da tempo, lo apprezzo tanto, spendo sempre quando posso delle buone parole al riguardo, e quindi la persona che qua a fianco a me, adesso apparirà virtualmente a fianco a me, è Maurizio Lotito, co-founder di Post Speaker. Ciao Alessandro, grazie mille per la bella presentazione, troppo buono. Un saluto chiaramente a tutti e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Ma per parlare di un tema che è sulla cresta dell'onda, ma che può essere anche scomodo, magari vediamo anche le domande, che è quello dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale come supporto alla creazione dei contenuti per i social, tema appunto che divide e scalda gli animi molto spesso, ma che voi coraggiosamente avete affrontato, tra l'altro in tempi non sospetti, dopo lo diremo, e che già integrate nella piattaforma. Quindi doppiamente grazie perché appunto ti esponi su questo tema. È un piacere, è un piacere. Però andiamo dalle basi, anche per chi non ti conosce, magari non conosce te, non conosce Post Speaker, e anch'io a livello del tuo background non so tantissimo, quindi presentati tu, insomma, in un minuto, due minuti, dacci un po' un'idea di qual è il tuo background, cosa fai oggi in Post Speaker. Beh, il mio nome lo conoscete già, ho 52 anni, diploma in informatica alle spalle, subito dopo le scuole superiori la mia inclinazione mi ha portato direttamente ad entrare nel mondo del lavoro, a sporcarmi le mani direttamente. Ho un inizio professionale nel mondo delle cosiddette arti grafiche, così casualmente ho cominciato a lavorare come aiuto stampatore in una serigrafia di un mio amico. E lì, diciamo, è iniziato questo percorso un po' all'inverso, nel senso che, nel mondo della comunicazione, nel senso che sono partito dall'approdo finale, quello che è il contenuto stampato. Di lì poi sono passato all'attività di prestampa, cioè tutto quello che prevede la preparazione poi della stampa finale, e il cortocircuito, appunto, con la mia formazione scolastica, poi mi ha portato ad entrare nell'allora nascente mondo del desktop publishing. Parliamo del 1988-89, facevano la loro comparsa i primi Macintosh Plus con schermo 9 pollici in bianco nero, 4 megabyte di RAM, hard disk erano un lusso che pochi si potevano permettere, e io su quel piccolo monitor impaginavo, ricordo, giornali, Depliant, articoli pubblicitari e quant'altro. Poi da lì pian piano l'interesse per il graphic design, quindi tutto da autodidatta, ci tengo a specificarlo, questo diciamo è un mio rammarico, non aver potuto affrontare un percorso formativo, diciamo, di tipo accademico, ecco, ma ho imparato tutto lavorando sul campo. Quindi graphic design, dopo 3-4 anni ero già socio dell'agenzia presso cui avevo iniziato a lavorare come dipendente, quindi diciamo una propensione all'imprenditorialità era dentro di te. Da subito, sostanzialmente era già dentro di me, sì. Quindi poi, oltre all'aspetto del graphic design, quello della comunicazione più a tutto tondo, comunicazione di marca, marketing, tutto al servizio di piccole realtà locali del territorio. Questo per ben 25 anni, fino poi a far coincidere un momento, diciamo così, di stanca professionale e lavorativa con l'incontro con Antonello Fratepietro e Maria Mira Capito, che poi sono i soci cofondatori insieme a me di Post Speaker. Da qui nasce la prima idea, quasi sempre accade, quasi per scherzo, per gioco. Quindi avviamo questo progetto parallelo rispetto alle nostre, diciamo, a quelle che erano le allora attività lavorative reciproche. Quindi dal 2013 comincia questo percorso che oggi mi vede full committed, diciamo, dentro questa azienda che, appunto,
appunto contribuito a cofondare e a costruire. Quindi a un certo punto si accende la scintilla verso una tecnologia crescente, che sarà un po' anche, diciamo, il fil rouge del nostro racconto oggi, no? Fino ad arrivare all'intelligenza artificiale, quindi sei passato verso una startup tecnologica, software as a service, no? Magari per chi non lo conosce, magari qualcuno che ci ascolta non ha mai incontrato Postpig, non lo conosce, vogliamo dare una rapida definizione di cosa fa la vostra creatura? Sì, Postpig è una piattaforma software as a service, come dicevi tu, quindi potremmo anche, diciamo, sintetizzarla come self-service, nel senso che è un'applicazione che si fruisce interamente via web. È sufficiente avere un computer e una connessione a internet, quindi non serve scaricare e installare un software o un'applicazione specifica. Ha un classico modello di business freemium, cioè una versione gratuita, utilizzabile da chiunque per sempre, chiaramente con alcune limitazioni funzionali, e poi dei piani commerciali più premium con soglie e funzionalità crescenti, chiaramente, certo, in base al piano e in base alle esigenze, che si possono acquistare con un classico abbonamento mensile o annuale alla Netflix, se vogliamo, e quindi si utilizza il software con questa modalità. Se vuoi spiego velocemente un po'. Diciamo giusto cosa fa, appunto, cioè la piattaforma che le persone acquistano per sostanzialmente centralizzare in un unico ambiente la gestione di più canali social, più account social su più social network diversi tra di loro. Esatto. Quindi nasce sostanzialmente come uno strumento multipiattaforma, una cabina di regia, mettiamola così, che appunto offre diversi vantaggi, che sono quelli della centralizzazione, della automazione di alcune attività, quindi task ripetitivi e improduttivi possono essere, per così dire, delegati al software che li realizza per conto nostro. La programmazione, quindi la possibilità di pianificare in anticipo i contenuti e lasciare che il software li distribuisca automaticamente secondo un piano editoriale, un calendario editoriale stabilito da noi sui vari account e sulle varie piattaforme social che il cliente, l'utente presidia nella sua attività. In modo splendido LinkedIn, uno dei motivi per cui siamo qua oggi a chiacchierare proprio con Maurizio e non con co-founder di qualche altra piattaforma internazionale, perché penso che italiani siete, insomma, gli unici con cui potrebbe aver senso parlare, è che Postpig, anche a livello internazionale, è stata una delle prime a integrare l'utilizzo di LinkedIn in un modo pieno e veramente efficace, insomma, con meno bachi possibili compatibilmente quello che si possa fare con LinkedIn. Speriamo che non dobbiamo venire bannati in questa diretta, visto questa questa ironia, questo sarcasmo, ma non solo, stati tra i primi. L'integrazione delle nuove funzioni che LinkedIn permette è sempre adottato con grandissimo tempismo, anzi addirittura in alcuni casi, come ci stavamo raccontando dietro le quinte, quasi loro che, diciamo, stimolano LinkedIn o segnalano problemi eccetera, poi magari ci racconta qualche aneddoto. Per cui per me, come considerando il mio lavoro, insomma, aiutando le aziende, i professionisti in questo, se devo suggerire uno strumento per centralizzare questa attività, per me sempre, e LinkedIn è una delle piattaforme da gestire, per me Postpig è sempre la scelta, proprio per questo motivo. Non è facile integrare LinkedIn, le API di LinkedIn, poi Maurizio ci dice qualcosa, sono toste, e loro lo fanno molto molto bene. Una curiosità, ma uno dei tre co-founder è anche sviluppatore, quindi avete internamente la... Sì, 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 diciamo che il team era ben assortito, perché io mi occupo della parte di marketing, comunicazione e di product design, diciamo, a tutto tondo, quindi esperienza utente, interfaccia, design dell'applicazione e quant'altro. Antonello Frate Pietro invece è il CTO a tutti gli effetti, okay, quindi sviluppatore e developer di lungo corso. Maria Mira Capillo invece è la persona che si occupa più del customer care, della parte più di amministrazione, bene, contabile e amministrativa. Quindi, diciamo, una delle fortune che abbiamo avuto è quello di avere proprio un team che, per quanto ristretto agli inizi, era però multidisciplinare, quindi ci permetteva di coprire,
i tre esattamente reparti essenziali. Perché pensare di sviluppare un tool del genere senza avere internamente la parte di sviluppo, penso che sia un bagno di sangue, ma anche il risultato, insomma. Assolutamente sì, assolutamente. Felice. Intanto arrivano i commenti dei primi fan di Post Speaker, insomma, Pierpaolo, Barbara, che insomma, grazie. Che ricordano quanto è buono l'utilizzo di Post Speaker. Facciamo un distinguo, io magari lo accenno, tu potrai approfondire, una cosa che, su cui non ci eravamo messi d'accordo, ma penso non sia un problema parlarne. Quando parliamo di piattaforma per centralizzare, Maurizio ha usato la parola automatizzare in qualche modo, stiamo parlando però di una piattaforma che utilizza appunto le API ufficiali, per parlare meno tecnichese, autorizzata da LinkedIn, insomma, che utilizza canali ufficiali, non che fa automazioni di quelle che possono portare a ban o penalizzazione dei profili. Esiste un grande distinguo molto importante da chiarire. Assolutamente sì, confermo quello che hai detto. Tra l'altro, riguardo a LinkedIn, apro un inciso perché siamo diventati LinkedIn Marketing Partner, credo, nel 2018. Insomma, sono già 5 anni, siamo stati tra i primi tool a chiedere di aderire al programma marketing di LinkedIn, il che significa comunque godere di un'attenzione da parte del social network superiore rispetto, diciamo, alla comunità degli sviluppatori di terze parti standard, se vogliamo usare questo termine. Quindi l'accesso anche in anteprima ad alcune funzionalità, piuttosto che a canali, diciamo, di interlocuzione privilegiati con il reparto degli sviluppatori di LinkedIn. È importantissima la tua annotazione riguardo all'essere sviluppatori e ad utilizzare le API ufficiali, perché esistono svariati tool che invece premono un po' troppo sul pedale dell'automazione e, pur di ottenere quei risultati, bypassano quelle che invece sono delle linee guida o dei requisiti o delle condizioni d'uso che invece i social network pongono, esatto, esponendo non solo la propria applicazione a possibili ban, chiusure e ritorsioni da parte dei social network, ma anche e soprattutto gli account degli utenti, che poi vengono gestiti attraverso quelle applicazioni, che in qualche modo di riflesso possono poi subire delle conseguenze ed essere penalizzati. Per cui, da questo punto di vista, Post Speaker è 100% compliant con tutti i social network che abbiamo implementato e integrato in piattaforma. Importante sottolinearlo, insomma. Allora, andiamo al tema principale, no? Quindi l'integrazione in qualche modo dell'intelligenza artificiale, perché oggi è un tema di grandissima tendenza, in realtà lo era ancora di più qualche settimana fa, diciamo che il Garante ha dato un grandissimo aiuto anche a questo, però è sempre un tema molto attuale. Però in realtà, per chi ha detto ai lavori, il tema non è esploso 2 o 3 mesi fa, no? Ma è, come dire, un tema verso cui c'era una grande attenzione da tanto tempo. Tu mi raccontavi che voi avete incominciato a valutare possibili integrazioni e supporto dell'intelligenza artificiale nello sviluppo di contenuto testuale sulla piattaforma, appunto in tempi non sospetti. Quando è stato il primo avvicinamento a quest'idea? Allora, guarda, per quanto riguarda il discorso generale dell'intelligenza artificiale, trovi qui un grandissimo appassionato. Se mi dovessi dire quando hai cominciato a pensare all'intelligenza artificiale, ho proprio una data precisa, il 27 agosto 2015, data in cui pubblico un lunghissimo articolo su Medium. Tra l'altro, se cercate su Medium Maurizio Lotito, un articolo dal titolo, diciamo, roboante e anche molto molto provocatorio. Si chiamava "Dio ancora non c'è ma sta arrivando e forse riusciremo a vederlo", e che parla proprio dell'intelligenza artificiale, non è farina del mio sacco, è il frutto di un adattamento e di una sintesi di 2 lunghissimi articoli di Tim Urban, autore del blog Wait But Why, un blog molto famoso di divulgazione, e fu per me, diciamo, una di quelle letture illuminanti, rivelatrici, di quelle cose che ti portano a cambiare completamente la tua percezione di quello che è il futuro che ci aspetta. Sentii fortemente l'urgenza, appunto, di condividere poi quella,
quella rivelazione con la mia piccola cerchia, diciamo, di follower e di persone che mi seguivano. E quindi quello è stato, diciamo, un momento folgorante per cui si è accesa una passione, un interesse e un'attenzione per il tema dell'intelligenza artificiale in tempi veramente, diciamo, non sospetti. Stiamo parlando del 2015. E talmente non sospetti che a rileggerlo oggi quell'articolo continua a sorprendere me stesso per quanto fosse stato profetico nel prevedere tutto quello che adesso in questi momenti, in questi tempi, stiamo vivendo in tempo reale. Nel 2015 concludevo l'articolo scrivendo: questo non è un argomento importante di cui parlare, è probabilmente l'argomento più importante di cui dovremmo parlare e dovremmo cominciare a farlo subito. Questo nel 2015. Scusami la lunga premessa, ma perché è importante, perché poi magari se abbiamo tempo, ecco, ci concediamo il lusso un po' di divagare dagli aspetti che legano il discorso dell'intelligenza artificiale a Postspeaker in particolare e al tema, diciamo, che oggi stiamo affrontando. Tornando appunto a Postspeaker, ecco, nel 2015 questo mio interesse personale poi chiaramente l'ho trasmesso nell'azienda e già da lì abbiamo cominciato ad alzare le antenne. Ti dirò, nel tempo abbiamo avuto diverse occasioni e diverse opportunità, diciamo, di sperimentare sul campo l'intelligenza artificiale, chiamiamola così per semplificare, perché il campo ovviamente è molto vasto. C'è stato il momento dei chatbot famosi, quindi abbiamo cominciato a sperimentare qualcosa su Telegram e Messenger, poi c'è stato GPT-3 e quindi questo 2 anni fa noi avevamo già avuto accesso alle API di OpenAI proprio per cominciare a studiare e a testare questo tipo di soluzioni che permettevano appunto di generare dei testi o di trattare, ottimizzare dei testi attraverso appunto i semplici comandi con linguaggio naturale, quelli che tutti oggi noi chiamiamo prompt. Forse non siamo stati molto coraggiosi all'epoca, perché allora pensavamo che forse la tecnologia era un po' prematura o forse il pubblico non lo era tanto. Siamo stati un po' attendisti, poi GPT 3.5 e il 4 ci hanno definitivamente, diciamo, lanciato nell'arena. È un po' come dicevi tu, forse quell'analisi preventiva ci ha aiutato anche ad essere tra i primi tool di social media management, poi ad implementare la tecnologia all'interno della piattaforma. Dirò però, l'idea appunto di rendere Postspeaker uno strumento, diciamo, intelligente, smart, nasce dall'inizio, già dal claim Your Social Media Assistant. Quell'assistant era un po', ciao, diciamo, un richiamo a quello che sarebbe poi potuto diventare grazie ai progressi dell'intelligenza artificiale, cioè uno strumento capace non solo di eseguire i comandi, ma anche di avere un approccio, diciamo, più da collaboratore e da assistente che non da semplice software, con la capacità appunto di fornire valore aggiunto alle attività quotidiane. Tanto ci hai dato un retroscena interessante, anche appunto personale, su questa passione. Ho messo nei commenti alla diretta, per chi fosse interessato, il link al tuo articolo su Medium che ho recuperato al volo. E allora, vi avviso subito, prendetevi tempo perché sono 37 minuti di lettura stimati e vi assicuro che è una sintesi degli articoli originali che comunque poi sono linkati, che durava, la cui lettura durava circa 60 minuti, una cosa quindi ciclopedica. Però ripeto, di quelle cose che almeno me personalmente hanno cambiato veramente la mia percezione, la mia visione. Sì, lo guarderò. E sono ancora attuali, per cui a maggior ragione. Interessante leggerlo 8 anni dopo e capire che sono ancora attuali. Quindi dal 27 agosto, giusto, del 2015, era quella la data, a qualche mese fa, in mezzo, appunto, ci sono state una serie di cose, siete arrivati però a un'implementazione accessibile a tutti gli utenti, diciamo, non gratuiti, giusto, attualmente. Quindi, e qui adesso magari scateniamo, vediamo anche un po' nei commenti se lo userebbero, se lo usano, no, al di là di Postspeaker, anche certo. Cioè, GPT per
per scrivere dei testi, avete comunque, siete arrivati all'integrazione in modo che attualmente con dei prompt, tra l'altro anche se non sbaglio forniti oppure con dei prompt personalizzati, oggi all'interno di PostSpeaker il testo di un post possa essere proposto in modo generativo appunto dall'intelligenza artificiale, salvo poi si spera sempre essere rivisto e integrato, modificato, perché poi questo è il punto dove vogliamo arrivare in qualche modo prima della sua pubblicazione. Allora io chiederei a chi ci segue se ci vuole dire personalmente come vive, vedo che diverse persone che ci seguono sono del mestiere, no? Quindi si occupano di comunicazione, marketing, social media manager, eccetera. Quindi come stanno vivendo questa possibilità, come un'opportunità, come un rischio? La vedono come il boom del momento che sparirà la prossima innovazione o come assolutamente il futuro? Perché io ho una mia idea, tu ne hai una, ma poi ci sta che qualcuno abbia una visione anche diversa, quindi scatenatevi nei commenti, sempre con gentilezza e senza, visto che il tema di solito scalda gli animi, è vero. Ma tu magari se vuoi dirci un po' com'è stata questa implementazione, cioè da un punto di vista per esempio anche da una parte tecnico-tecnologico, dall'altra anche di, se vogliamo... etico, opportunità, cioè nel senso vi siete preoccupati di come gli utenti lo avrebbero potuto usare o abusarne? Raccontaci magari un po' com'è andata questa parte di implementazione. Allora, l'implementazione dal punto di vista tecnico è stata semplicissima e questo diciamo un po' apre anche delle discussioni sul fatto che sono tecnologie davvero alla portata oggi di chiunque. Quindi integrabili facilmente anche in progetti molto semplici e complessi, per cui il suo grado di pervasività data la facilità appunto di adozione è importante. Noi chiaramente prima di introdurle ci siamo guardati un po' intorno, abbiamo analizzato tutte le conversazioni di settore e di quant'altro. Dal punto di vista puramente diciamo tecnico, ecco, al momento l'integrazione della tecnologia ChatGPT in PostSpeaker è limitata alla fase di creazione o creazione assistita di contenuti attraverso l'editor con cui PostSpeaker poi genera tutti quanti i post. Quindi si pigia un semplice pulsantino, si apre un'interfaccia in cui l'utente può inserire chiaramente la sua richiesta, il suo prompt, descrivendolo in modo libero e in linguaggio naturale, oppure accedere ad una serie di modelli di prompt predefiniti che noi abbiamo costruito proprio per facilitare, soprattutto a vantaggio dei meno esperti con questi strumenti, facilitare appunto la creazione di prompt in base a specifici obiettivi che l'utente vuole raggiungere. Quindi dei prompt che permettono ad esempio di facilitare la promozione di prodotti, di servizi, di eventi che hanno determinate caratteristiche, piuttosto che annunciare novità, cambiamenti, lanci, nuovi prodotti o nuovi servizi, prompt che aiutano alla condivisione di notizie, di ricordi, di riflessioni, di stati d'animo, o post più descrittivi di prodotti e servizi e delle caratteristiche. Sono molti prompt, molti template. Ce ne sono tanti, esattamente. Alcuni che aiutano più in fase di storytelling, quindi in fase di racconto un pochettino più personale ed emozionale. E questo, diciamo, per quanto riguarda la parte un pochettino più generativa. Personalmente ritengo che al momento questi strumenti offrano il loro vero valore quando invece si tratta di ritoccare, ottimizzare, migliorare invece dei contenuti già preesistenti o comunque già, come devo dire, impostati dall'autore. E quindi abbiamo anche dei prompt che aiutano per esempio a migliorare l'ortografia, la comprensione, correggere la sintassi, eliminare i refusi, migliorare la coerenza logica di alcuni testi, piuttosto che di riassumere testi lunghi, elaborando dei riassunti indicativi, esplicativi, critici per punti, o addirittura di suggerire, invece qui una fase un pochettino più creativa, diciamo così, suggerire temi, topic, argomenti, ricorrenze, aforismi, curiosità riguardo ad alcuni temi e argomenti specifici.
Abbiamo, proprio da questo punto di vista, abbiamo messo a disposizione un limite, diciamo, di caratteri per la richiesta iniziale, bello ampio, sono circa 4.500 caratteri a disposizione, proprio perché teoricamente si potrebbe incollare il testo di un articolo, di un blog di media lunghezza e chiedere di fare il riassunto, così come ottenere anche dei testi lunghi come risposta. In aggiunta poi a questi modelli, diciamo, base, che chiaramente hanno la possibilità di essere personalizzati e customizzati in base alle richieste alle richieste specifiche, alle esigenze specifiche, poi abbiamo così un paio di opzioni di fine tuning ulteriore che permettono, per esempio, di applicare delle regole al testo e quindi di chiedere in che lingua debba essere fornito l'output finale, quindi si può già ottenere una traduzione in altre lingue del post generato dalla IA, piuttosto che il famoso tone of voice, quindi impostare un tono formale, autorevole, spontaneo, amichevole, lo stile del testo, se deve essere descrittivo, narrativo, espositivo e via dicendo, il numero di parole totale da cui deve essere composto il post, quindi porre dei limiti minimi o massimi al numero di parole contenute nel risultato finale, e altre opzioni tipo quella di aggiungere emoji o hashtag pertinenti a scelta dell'utente. Questo dal punto di vista del testo. Ulteriore possibilità quella di definire poi il target, l'audience a cui è destinato poi il contenuto, quindi specificare l'età del pubblico, le attività, un po' una descrizione della custom della personas, diciamo così, a cui è destinato il post, il genere di appartenenza, il luogo specifico e non ultimo appunto la destinazione finale del post, intesa come social network su cui il contenuto verrà poi pubblicato alla fine, in modo da rifinire e ottimizzare ulteriormente il contenuto in base ai dialetti, diciamo così, alle caratteristiche dei audience. Sì. Intanto qualcuno sta scrivendo nei commenti, per esempio, a proposito di quanto anche la lunghezza, quindi copiare e incollare magari un testo di partenza può essere utile. C'è chi, ecco qua, Narita segnala che lo utilizza in generale GPT per esempio delle traduzioni, quindi al di là della creazione di contenuti social, trovando anche un'accuratezza migliore di Google Translate, per esempio. Confermo. E insomma, questo è interessante. Soprattutto quando gli si chiede poi non di fare una semplice traduzione proprio banale e pedissequa, ma quando gli si aggiunge magari nel prompt anche di utilizzare un linguaggio comprensibile per un certo tipo di target. Si uniscono due obiettivi con uno, avere una traduzione in un'altra lingua, ma anche adattare il testo, e qui ChatGPT lavora, devo dire, in maniera abbastanza egregia, soprattutto laddove gli si dia un contesto, come tutti sappiamo, il più possibile, diciamo, articolato e dettagliato. Sì, l'accuratezza del prompt è veramente tutto. È fondamentale. C'è chi comunque ha un po' paura del superamento delle tecnologie, ed è una battuta, immagino, quella di Pierpaolo, che insomma dice, per portarmi avanti il piano B, insomma, lo sto incominciando a creare in qualche modo. e poi arrivano diverse conferme, insomma, dell'utilità. Quindi nessuno si sta scandalizzando fondamentalmente al momento, e se no non sarebbero qua ad ascoltare. Noi non abbiamo troll, non vogliamo troll, quindi nessuno è qua per fare per forza un attacco, insomma. E Veronica però dice, per esempio, che non ha trovato grande accuratezza ad oggi nei vari esperimenti che ha fatto con vari strumenti AI, soprattutto per tone of voice, accuratezza, ed è invece buono per sconfiggere appunto la crisi da pagina bianca. Sono assolutamente d'accordo. Assolutamente anch'io, la parola chiave è proprio crisi da pagina bianca. Secondo me uno dei grandissimi valori aggiunti appunto di queste tecnologie è quello che ci smarcano da questo problema. Quando siamo lì che abbiamo quel momento di imbarazzo nel non saper da dove partire, lo strumento può darti magari anche il 90% della risposta fuori contesto, ma certe volte quel 10% è quello che ti svolta, spunto utile a sbloccare tutto il processo poi creativo ed esecutivo del risultato finale.
Guarda, fra poco ti vorrei chiedere cosa state vedendo, magari come primi trend di utilizzo, no? Qualche prima impressione che potete avere, ma magari ne do una mia personale. Io, per esempio, personalmente non sto utilizzando lo strumento per creare i post, considerando che il tipo di post che di solito creo io, ora che riempio un prompt, praticamente ho fatto il post Hai già fatto il boss. nel mio caso, ma lo sto usando sia per me sia con dei clienti per generare delle proposte di commento ai post, che sono quelli che nella maggior parte dei casi generano il panico, cosa cavolo scrivo nel commento, e, con un prompt molto semplice, una cosa del tipo, proponimi due o tre alternative di commento di massimo questa lunghezza, con o senza hashtag, dal punto di vista di un dipendente, cliente, quindi mettiamo chi è che lo sta scrivendo, che mostri, e lì in base al post, che mostri apprezzamento, che mostri interesse, curiosità, partecipazione, quindi una chiave, un angolo in particolare, e poi incollo il testo del post che si vuole commentare. E questo tranquillamente con GPT direttamente anche dal sito, Certo, volendo, dal e sito. devo dire, incredibili risultati, spunti chiaramente ancora una volta per poi ispirarsi e fare anche altro. Però lo consiglio anche ai clienti che invece magari hanno un po' più di difficoltà nell'elaborare il post, di poterlo utilizzare su PostSpeaker o altrove proprio come aiuto. Per esempio, anche solo i tipi di prompt, voi avete 9, se non sbaglio, 9-10, no? Come Sì, approcci. e sono i primi perché ovviamente, Ce ne diciamo, saranno, ma ce anche ne solo. saranno. Ecco, anche solo riflettere, no? Portare una persona a riflettere su, ok, io voglio fare un post che promuove, che annuncia, che condivide, che descrive, che racconta. Anche solo dover scegliere uno di questi spesso aiuta le persone a ragionare sul contenuto che dovrà andare a produrre, no? Quindi è già in qualche modo una guida il fatto di dover dare un prompt Bravissimo, a ChatGPT, e bravissimo, questo è infatti. un grande Non ti aiuto. nascondo che ritengo forse il valore maggiore quello che hai appena descritto tu, più che il click finale sul prompt che si è scelto, perché è di un aiuto appunto a far capire che i post possono avere obiettivi diversi, così come diciamo la comunicazione in genere, e quindi questo aiuta l'utente ad avere davanti a sé un vaglio di opportunità belle, chiare, e presenti. Poi sai, parlo come sviluppatore di PostSpeaker e quindi parlo la nostra piattaforma chiaramente serve tipologie di pubblico che possono essere veramente molto differenti tra di loro. Per quanto il nostro utilizzatore tipo sia la classica figura del social media manager, colui che gestisce i social, poi ci sono livelli di professionalità che possono variare tantissimo. Certo. Anche la segretaria di un piccolo albergo che gestisce per conto del titolare i social dell'albergo è una social media manager di fatto. Poi Qualche modo. però magari non ha fatto tutto quel percorso professionale di acquisizione di competenze più verticali, per cui si limita a fare lo stretto indispensabile o piuttosto quelle web agency che invece, diciamo, magari mettiamola così, più che prediligere la qualità, hanno dei grossi problemi di Quantità. quantità, nel senso che esistono tanti, tanti micro e piccoli clienti. Ecco, in questi casi, la funzione, diciamo, generativa dei post e dei contenuti forse può essere maggiormente apprezzata rispetto che Certo. un copywriter professionista o qualcuno che ha già la materia, che padroneggia già bene la materia, nell'esempio che facevi tu, insomma, faccio prima scriverlo direttamente il post che non ad elaborare il prompt. Hai Ecco, quindi ricordato una regola dobbiamo importante. tener conto anche del nostro pubblico di riferimento e cercare di mediare un po' le aspettative, le esigenze Sì. dell'utente. Hai ricordato una delle regole fondamentali della comunicazione: noi non siamo i destinatari nella maggior parte dei casi, dobbiamo Bravissimo. ricordare a chi stiamo parlando, in questo caso per chi stiamo sviluppando lo strumento. Avete qualche primo impressione, qualche primo dato, qualche prima analisi per capire in effetti come le persone lo stanno utilizzando su PostSpeaker, l'opzione della generazione del testo? C'è
quanto magari lo modificano rispetto a quanti utenti avete, quanti hanno curiosato, non lo so, se c'è qualche prima impressione eventualmente. Purtroppo il rilascio dell'integrazione di ChatGPT in PostSpeaker credo che non abbia neanche 2 mesi, quindi non abbiamo ancora avuto modo e possibilità di implementare un sistema, diciamo, interno di monitoraggio qualitativo, ecco, dell'utilizzo dello strumento. Ci riserviamo sicuramente di farlo in futuro. Per il momento posso offrirti davvero qualche dato puramente quantitativo, nel senso che comunque poi la funzionalità ha riscosso un ottimo successo. Abbiamo una media di 500-600 sessioni di utilizzo giornaliere, che possono essere fatte dallo stesso utente o da utenti diversi, questi non lo sappiamo ancora definire con precisione. Ma un altro dato importante è che più del 50% degli utenti premium di PostSpeaker, cioè coloro che possono poi effettivamente utilizzare questa funzione, ha già utilizzato l'integrazione in PostSpeaker. Quindi, e poi diciamo i feedback che in maniera organica raccogliamo o riceviamo dai nostri utenti finora sono stati tutti estremamente positivi e quindi molto molto incoraggianti da questo punto di vista. Bene. Sono curioso altrettanto e più di te poi di poter appunto avviare un processo di analisi un pochettino più qualitativa per capire ad esempio quali sono i modelli di prompt più utilizzati o proprio diciamo le caratteristiche di utilizzo. Questo sempre nel rispetto della privacy, quindi diciamo bisognerà fare un po' di lavoro, diciamo, tecnologico, che comunque è bello impegnativo e complesso. Immagino. Come ben sai, le priorità poi sono tante. Assolutamente. Vi lancio un'idea. Quando sarà, poi sarà l'occasione per tornare insieme a chiacchierare. Assolutamente, sì. Lancio un'idea a cui avrete sicuramente già pensato, ma visto che voi integrate per le pagine anche la parte di analisi dei risultati, parlo sempre di LinkedIn, questo momento perché certo. Parlo del mio diciamo focus, sarebbe eccezionale poter anche vedere se ci sono delle performance medie differenti per i post che sono nati dalla generazione con l'integrazione di ChatGPT, quello sarebbe un dato molto interessante. Ci avevamo già pensato. In realtà sai, adesso abbiamo acceso i motori, ecco, quindi esatto. Questo è un razzo, diciamo, che è partito e che, come tutti i razzi che partono, non lo puoi più frenare in aria e riportarlo giù. Quindi quella che è la nostra visione nei confronti dell'IA dentro PostSpeaker è un progressivo allargamento ed integrazione dell'intelligenza artificiale un po' in tutte le macro aree e macro funzionalità di PostSpeaker. Quella Immagino. Delle analytics che hai anticipato tu è una di queste. Quindi poter fare anche appunto analisi un pochettino più interessanti grazie a queste tecnologie. Ma per esempio il filone su cui abbiamo adesso avviato i lavori è quello di farsi assistere dall'intelligenza artificiale nella creazione di un calendario editoriale, di un piano barra calendario editoriale assistito che permetta all'utente di dare in input quelle che sono le caratteristiche principali del business o dell'attività o del brand che sta gestendo sui social media e ottenere come output appunto un modello di calendario, di piano editoriale da implementare fino alla creazione di temi e argomenti, analisi di mercato, fonti di riferimento da cui attingere contenuti. Ecco, toccare un po' tutte quelle che sono le funzionalità di PostSpeaker, facendo leva appunto sui vantaggi che l'intelligenza artificiale può apportare. Quindi questo è un percorso che inizia adesso e che probabilmente, ripeto, toccherà tutte le aree fondamentali di PostSpeaker. Sì. Senti, c'è una domanda molto interessante, una osservazione, una domanda di Matteo Bianconi, che tra l'altro ci porta all'ultimo tema che avrei voluto toccare così con te. In realtà ci sono due parti nel suo messaggio, ma uno è quello che riguarda anche i contenuti visivi, no? Quindi alla parte del copy, abbiamo sempre parlato di copy fino adesso, o anche,
col tema del piano editoriale, in qualche modo sono sempre parole da generare, mentre tocca il tema della generazione delle immagini, che comunque indirettamente anche voi integrate, no? Tramite Canva. Sì, assolutamente sì, infatti avevo dimenticato di includere nell'elenco precedente proprio la parte relativa alla generazione di ciò che non è parola scritta, ma che può essere immagini, ma anche audio, ma anche video. Certo, probabilmente fronte video siamo ai primi passi, ma se pensiamo all'evoluzione che uno strumento come Midjourney ha avuto in un anno, tutto ci lascia pensare che questo è un percorso che si ripeterà e riproporrà anche per altri formati, che possono essere appunto i contenuti video e audio. Nello specifico, per quanto riguarda le immagini, io, se volete, condivido lo schermo e vi faccio vedere uno spoiler. No, magari ve lo faccio anche vedere, nel senso che sì, effettivamente stiamo già sperimentando l'utilizzo della generazione di immagini, sempre con la tecnologia di OpenAI e quindi la tecnologia DALL-E in particolare. Sì. Ma adesso veramente condivido lo schermo, ma banalmente per farvi vedere che allora vado qui su schermo intero. Sì. Allora, non so se vedete lo schermo. Sì, lo aggiungo, eccolo qua. Qui adesso siamo in piattaforma. Veramente stiamo parlando di un'integrazione brutalissima, però. Non lo so, dimmi un prompt per generare un'immagine, non so. Ah, beh, la chiediamo a Matteo a questo punto, che ha fatto il commento, mi cogli. Allora, facciamo così. Vediamo se arriva tu, che era un'immagine di un pappagallo rosso che beve caffè sulla scrivania. Ok, quindi qui non stai passando per Canva nella generazione, ma è un'integrazione di prompt che noi ancora non abbiamo come utenti, che voi state testando, se capisco bene. Sì, facciamo così. Okay. Facciamo così. Risultato realistico e professionale, ma veramente la prima cosa che mi viene in mente. Sì, sì. Ora, in questo momento, cliccando su genera immagine, sto passando una richiesta all'infrastruttura DALL-E, e lui automaticamente qui mi ha legato questo che stiamo vedendo qui, e in effetti sì, un caffè con la cannuccia, perché giustamente per un pappagallo è un po' complicato bere direttamente quanto è intelligente, vero? Però sì, in realtà stiamo sperimentando anche questo tipo di soluzioni insieme, diciamo, a tante altre e sì, è già tutto in roadmap, ecco. Adesso si tratta di aspettare un pochettino e vedere quanto le tecnologie diventano mature, fare un po' di test, un po' di analisi, ma sicuramente il futuro è quello, ecco. Certo. Invece tramite Canva la cosa è già disponibile, no? Con l'integrazione. Che utilizza praticamente la stessa infrastruttura che vi ho fatto appena vedere, solo che, diciamo, adesso tramite Canva è già disponibile, bisogna fare un passaggio in più. E bisogna avere l'account chiaramente premium. Bisogna avere chiaramente un account. Con voi sarà integrato, quindi anche qua. Tra l'altro ci tenevo a dire che l'offerta che noi diamo rispetto all'integrazione di ChatGPT non comporta costi aggiuntivi, nel senso che una quota di token è già compresa nel prezzo standard del piano. Tra l'altro una dose abbastanza generosa da quello che sto vedendo rispetto ai tool concorrenti, perché nel piano entry level, diciamo il professional, è possibile generare fino a 90 testi, fino a 95.000 parole al mese. Quindi, diciamo, c'è ampio margine di utilizzo. Bene. Allora, penso che abbiamo toccato un po' tutti i punti che ci siamo detti. Io mi ero preparato una domanda sul futuro, ma
hai risposto in ogni risposta, hai risposto anche sul futuro, no? A partire dal passato, cioè dal 2015 che tu ci credi, e quindi ci fa capire che per voi non è certo il trend a cavalcare adesso solo perché tutti ne parlano, ma è qualcosa in cui credete da sempre, personalmente tu, quindi immagino... Cioè, prima mi chiedevi dei dubbi etici, ma in realtà chiuderei, diciamo, se siamo in dirittura d'arrivo... Sì, sì. Vabbè, se poi qualcuno avrà come devo dire, l'eroismo di leggere quel famoso articolo fino alla fine e non stramazzare dopo i primi 5 minuti di lettura, capirà che io diciamo, sono tra quelli preoccupati, ecco. Okay. I miei non sono dubbi, ma sono proprio preoccupazioni, addirittura stati d'ansia rispetto a quello che lo scenario dell'intelligenza artificiale a tutto tondo, adesso uscendo dall'orticello della generazione dei contenuti per i social, diciamo, può rappresentare. Io la ritengo davvero una svolta epocale, che per citare una citazione all'interno dell'articolo è paragonabile alla nascita, alla comparsa della vita sulla Terra. Ora mi darete del delirante o del pazzo visionario, ma in realtà, diciamo, condivido i dubbi e le paure di menti, studiosi, scienziati ben più brillanti di me e ben più competenti sul tema. Diciamo che mi preoccupa molto un discorso di impreparazione un po' da parte di tutti, a tutti i livelli su questo tema. È un dibattito che secondo me dobbiamo avviare appunto a tutti i livelli, perché, come dicevo prima, questo abbiamo acceso i motori di un qualcosa che probabilmente non potremo più fermare. Al massimo possiamo orientarne la direzione verso una direzione giusta, o più che altro consapevole, rispetto ad una completamente fuori controllo e senza controllo. Io dico che, per esempio, il discorso della perdita dei posti di lavoro, che poi magari è un argomento forse, diciamo, un pochettino più avvertito dagli addetti del settore, sarà pure relativo, perché io ho pochi dubbi che l'AI un domani possa sostituire l'uomo in tutti i compiti, in tutte le mansioni, e lo potrà anche sostituire, diciamo, al meglio. Questo per me, diciamo, è un sentiero già tracciato. Non è una questione di se, ma una questione di quando avverrà. E purtroppo, essendo il cervello umano abituato a pensare in maniera lineare e poco esponenziale, noi siamo abituati a vedere il futuro, i prossimi 10 anni, basandosi sui 10 anni precedenti. In realtà una ricerca ci dice che i primi, dal 2000 al 2014, abbiamo in questi 14 anni eguagliato il tasso di progresso e di sviluppo dell'intero XX secolo. E quindi, diciamo, stando a questa traiettoria, questi salti in avanti e queste conquiste in avanti diventeranno sempre più veloci nel tempo, e diventeranno anche sempre più grandi come portata. Per cui, esponenziale la crescita, certo. La crescita esponenziale. Sì. Io ricordo quando appunto cominciavo a leggere i primi articoli su GPT-3, si diceva, ecco cosa negli ultimi 5 mesi sono successe delle cose incredibili nel campo dell'AI. Dopo un mese, nell'ultimo mese sono successe cose incredibili nel campo dell'AI. Poi si è passati alle settimane, e oggi c'è gente su Twitter che ha follower incredibili, perché ogni giorno ti fa il recap delle nuove conquiste nel campo dell'AI. Quindi, tutta questa cosa qui, diciamo, in breve tempo ci porterà ad avere un po' di sconvolgimenti che dovremo essere in grado di padroneggiare. Gestire, eh sì. Allora, diciamo che la prossima live, probabilmente anziché farla Alessandro e Maurizio, la faranno due avatar generati dalla AI, ma appunto come video realistico, con dei testi scritti da GPT 5-6, non lo so quale versione, e noi saremo lì solo a guardarla e a commentarla. e vediamo se rispetto. Sai, guarda, permettimi di chiudere veramente con una chiosa. Io penso che poi, diciamo, ragionando in un'ottica di ampio respiro, anzi, per citare proprio Luciano Floridi, che è
uno dei maggiori esperti di intelligenza artificiale in Italia, che dice che il concetto di lavoro, cioè il fatto che tu sei il tuo lavoro, è un concetto da borghesia ottocentesca. Cioè dobbiamo essere consapevoli oggi che mentre prima il lavoro era uno strumento per emancipare l'uomo, adesso dobbiamo essere bravi ad emanciparci dal lavoro. Probabilmente l'AI servirà ad emancipare l'essere umano dal lavoro e a permettere all'essere umano, nello scenario più ottimistico di come potrà andare a finire questa faccenda, a fare semplicemente ciò che più ama o ciò che più desidera fare. Floridi chiama questa la società dei colletti verdi, cioè dovremo gestire e controllare sostanzialmente. E poi magari, come facevano gli antichi romani, riscoprire l'ozium romano e quindi, diciamo, anche dedicarci a quelle che ci rendono, come devo dire, esseri umani e che ci differenziano da tutto il resto del creato. Quindi le attività più sociali, più ricreative, più emozionali, che non siano strettamente legate al concetto devo lavorare per sopravvivere. Produttività pura, certo. Beh, mi sembra un bellissimo modo per chiudere con una visione, insomma, che non guarda solo i nostri piedi, cioè domani che devo fare 3 post e non so cosa scrivere, siamo partiti da lì, e che ci porta, no, su una prospettiva un po' più alta. Ti ringrazio. Spero di non essere uscito troppo fuori, no, anzi, dalla cosa, però... Anzi, come dicevo all'inizio, per me queste chiacchierate sono proprio l'occasione, no, per partire chiaramente da LinkedIn, nel nostro tema, sarebbe poco sensato parlare di altro, completamente di altro, ma da lì avere delle visioni, delle contaminazioni, sentire delle esperienze. Io ti ringrazio personalmente, Maurizio, per il tempo che hai dedicato, per l'entusiasmo con cui fin da subito hai detto sì, va bene, ci sto, e mi complimento per quello che fate, lo sai appunto quanto stimo il vostro lavoro, e oggi che ho avuto anche qualche integrazione, qualche retroscena, qualche racconto ancora di più, insomma. grazie a te per l'invito, ricambio assolutamente il piacere, è stato anche per me un piacere e un onore essere intervistato da te.